furto, secondo i magistrati della DDA, di alcune società attraverso cui riciclava il denaro frutto delle estorsioni. Le indagini sono partite dalla denuncia del titolare di un locale di Roma, vittima di un'estorsione da 80.000 euro. Tangenti ancora, tangenti dopo. Bar, o vuoi che torniamo domani e ti mettiamo i sigilli? Le minacce dei due all'epoca militari della Marina, incaricati della riscossione. Ho fatto un'operazione verità che mi ero riproposto. L'ho fatta, me ne sono assunto le responsabilità. Napoletano, 59 anni, giornalista, suo lo scoop che rivelò la crociera del pentito Buscetta, poi la carriera politica puntellata di giravolte e cambi di casacca. Eletto nell'Italia dei Valori nel 2008, fu anche il suo voto a far cadere il secondo governo Prodi. Fu lui stesso poi ad ammettere di aver ricevuto 3 milioni di euro da Berlusconi per passare al centrodestra. 39, contrari 169, astenuti 16, il Senato non approva. Nel 2012 i sorrisi e gli abbracci quando il Senato respinge la richiesta di domiciliari per associazioni. De Gregorio, hai visto il passato con Berlusconi? Rispondi al quotidiano L'Avanti. Oggi De Gregorio sono aperte le porte del carcere, una caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale, scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare. Una nuova Tangentopoli del sistema corruttivo, del nuovo sistema Licio Gelli, nuova P2, che ha causato il coronavirus. Dai, il coronavirus.